Buonasera, gentili telespettatori. La prima pagina questa sera la dedichiamo a quelle che sono le indagini che si stanno portando avanti a Merì, in provincia di Messina, e che hanno visto coinvolto il sedicenne che è stato trovato semicarbonizzato. In un primo momento si era parlato anche di suicidio, ma i genitori lo escludono completamente. Si sta indagando anche su un possibile omicidio, ma vediamo poi i particolari della vicenda. Da una parte gli inquirenti che lavorano senza sosta per ricostruire contatti e ultimi spostamenti di un giovane di 16 anni ritrovato semicarbonizzato in Piazza Italia 90 a Merì, in provincia di Messina. Dall'altra i familiari di Serhat Ayman che invocano l'appello a chiunque sappia o abbia visto qualcosa. Che parli, che ci aiuti. E intanto si fa sempre più probabile l'ipotesi di omicidio. Dai racconti di padre, madre, sorella e fratello maggiore, questo l'ultimo ad averlo incontrato poco prima che si allontanasse alle 18:40 per andare a comprare delle pizze. Una telefonata, non si sa ancora con chi, e poi la scomparsa fino al ritrovamento alle 21:30, non distante dal campo sportivo. Serhat era un ragazzo solare, tranquillo, impossibile, ribadiscono i familiari, che escludono l'ipotesi di suicidio che abbia potuto compiere un gesto inconsulto. Le indagini vanno a tutto campo, determinanti saranno adesso i tabulati e le verifiche sullo smartphone del ragazzo che è stato ritrovato integro accanto al cadavere, al cui fianco vi era anche una bottiglia di liquido infiammabile. Ulteriori elementi potrà fornirgli anche l'autopsia eseguita all'ospedale Cutroni Zodda, ma bisognerà attendere 3 mesi insieme agli esiti tossicologici. Intanto la salma resta sotto sequestro, non si sa ancora infatti il giorno dei funerali. Si vedrà se vi siano meno traumi o ferite compatibili con l'utilizzo di armi o causati da un'aggressione. Anche la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona potranno aggiungere nuovi tasselli a questo giallo che vede un giovane strappato alla vita da appena 16 anni, che aveva deciso di cambiare istituto scolastico. Quello che frequentava era il Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto e aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento al commerciale dello stesso comune. Eppure, a parte questo, nulla fa dubitare della serenità del ragazzo, hanno dichiarato anche i familiari tramite il loro legale. Frequentava la scuola regolarmente, così come hanno anche testimoniato i compagni di classe ed insegnanti ascoltati dagli investigatori. E restiamo in provincia di Messina, in particolare ad Alì, dove un ottantenne, Mariano Bonanni, ha perso la vita per forse il cattivo funzionamento della stufa a legna che aveva all'interno della casa. Quando sono intervenuti i pompieri lo hanno trovato riverso, lateralmente, ormai senza vita. Restiamo in qualche modo in campo di disgrazie, andiamo a Catania, parliamo dell'incidente che ha visto coinvolto Salvatore Cantarella, un disc jockey molto conosciuto nella città. Vediamo. Si svolgeranno alle 16 di domani nella parrocchia Massimiliano Maria Colbe di Via delle Viole a San Giovanni Galermo le esequie di Salvo Cantarella, il giovane DJ catanese scomparso ieri pomeriggio per un incidente stradale in via Cifali alle spalle dello stadio Angelo Massimino. Poco prima delle 7 della sera, il 35enne, in sella alla propria moto Ducati, ha affrontato via Cifali quando, per cause ancora da accertare, la moto ha violentemente impattato contro un muretto. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma purtroppo per il DJ catanese non c'è stato nulla da fare. Fino a poco prima aveva lavorato in un locale del porto di Catania, poi era salito in sella alla moto per fare rientro a casa. Ma il viaggio si è interrotto dietro la tribuna B dello stadio Angelo Massimino, nei pressi di uno dei due cancelli che solitamente vengono chiusi o aperti per far defluire o non confluire il pubblico all'interno dello stadio. Si tratta però di un incidente che è sembrato da subito anomalo. Non sarebbero evidenti tracce sul selciato, ma è certo che il 35enne, papà di una bambina di 6 anni, ha perduto il controllo della motocicletta, schiantandosi contro un muretto. La polizia locale di Catania indaga per accertare le cause, non escludendo alcuna pista. Dalla velocità a un improvviso ostacolo, un'auto che ha provato una manovra azzardata e lo spazio stradale che si restringe. Dunque, incidente autonomo o causato da un fattore esterno? Nell'area di via Cifali sono installate delle telecamere, sia pubbliche che private. Si farà ricorso alle immagini, nella speranza di cogliere degli elementi utili che possono chiarire la vicenda. E la polizia locale sta cercando anche dei testimoni che possano aiutare alla soluzione del caso.
sconvolto il mondo della movida catanese, che in questi anni ha conosciuto e apprezzato Salvo Cantarella, preparato e innamorato della musica, amante della vita, papà affettuoso. E restiamo a Catania, ma andiamo al cimitero per vedere i danni che il maltempo ha provocato. Cimitero di Catania, questa è la parte sud del Camposanto del capoluogo etneo. Il forte vento che ha sferzato tutta la costa ionica ha investito anche il cimitero. Qui ci sono degli alberi secolari che il vento ha buttato giù e i danni sono ingentissimi. Oltretutto c'è anche un problema di sicurezza per quanti visitano i propri cari al cimitero di Catania. Questo è un primo albero che si è abbattuto su questa cappella. Qui c'è un secondo albero ancora più antico, vedete la base della radici che sono venute fuori dall'alloggiamento, guardate, sono alti circa 2 metri, il tronco è di uno spessore che supera gli 80 centimetri e ha colpito quella cappella distruggendola, un albero di circa 30 metri che poi è stato dalla parte opposta dove c'è una stradina per l'ingresso delle macchine, è stato ovviamente capitozzato per ragioni di sicurezza. Qui la situazione è diffusamente di pericolo perché questi grandi alberi, se non vengono manutenuti, possono ancora cadere giù. La situazione di degrado è diffusa a più livelli e alla pari incombe reale pericolo per quanti vanno a trovare i propri cari. L'ultima tempesta che si è abbattuta sulla città con folate di vento che hanno raggiunto i 100 km orari ha fatto precipitare al suolo 9 grossi cipressi, almeno il doppio quelli pericolanti, sostengono gli addetti alla manutenzione. Distrutte tombe e cappelle centrate dai pesanti tronchi, in alcuni casi letteralmente sradicati dalla violenza delle raffiche. Solo parziali gli interventi di rimozione delle piante, nonostante i ripetuti appelli dei catanesi e degli operatori che ogni giorno si scontrano con la burocrazia, mentre la politica rimane silente. La condizione di pericolo è diffusa. Qui siamo nel vialetto intitolato a Sant'Agata, nell'area monumentale, la più antica. Questo pesante arbusto si è adagiato su una delle cappelle gentilizie, ostruendo il passaggio delle auto. Qualcuno tenta la sorte, incurante del fatto che possa cedere e causare danni agli occupanti. La gente è come rassegnata alle condizioni di decadimento diffuso e nessuno tra coloro che abbiamo incrociato tra i viali interni ha voluto commentare. Qui siamo su viale Paolo Politi, un ramo diverto dal vento e piombato sulle tombe sventrandole. Poco distante in viale San Gregorio un altro dei secolari cipressi sradicato ha devastato alcune cappelle e abbattuto una delle fontanelle. In viale Santa Veronica, lungo il percorso in cui sono presenti altri alberi ad altro fusto e dal peso di svariate centinaia di chilogrammi, il cedimento di uno di essi ha demolito altre cappelle. Tra questi enormi cipressi diversi sono stati curvati dal vento e possono cadere da un momento all'altro. Analogo contesto nei veletti intitolati a San Patrizio, Santa Croce e Sant'Orsola. Il profondo rapporto dei catanesi con il Camposanto è mortificato dall'indifferenza delle istituzioni cittadine, terra consacrata e abbandonata. I danni restano a carico dei familiari e si tratta di migliaia di euro, per non parlare del pericolo per quanti ogni giorno fanno visita ai defunti. E adesso a Biancavilla, dove sono partiti i lavori per la trasformazione del Monte Calvario in parco urbano. Era un monte tristemente famoso perché lì veniva stata la fluorodenite che ha causato tantissimi tumori. Vediamo. Nel 2015 il piano straordinario della regione siciliana, di concerto con l'allora Ministero dell'Ambiente, 17 milioni di euro stanziati per bonificare Monte Calvario e renderlo un grande parco urbano perché diventi luogo di vita aperto all'incontro, all'aggregazione tra i cittadini, con uno spazio dove anche i bambini potranno giocare. Via la morte da quel luogo, dalla cava di Monte Calvario, Biancavilla. Per decenni killer invisibile, sino a quando le diverse tante tragedie hanno puntato la direzione verso quella cava ricca di fluoroedenite, una sostanza che mescolata al cemento ha contribuito alla creazione di molti immobili tra gli anni 60 e 80, ma che ha fatto di Biancavilla uno tra i comuni più colpiti dal mesotelioma della pleura. Morte dunque, sessantine morti accertati dal 1988 in poi del precedente periodo, non v'è certezza. Fu l'Istituto Superiore di Sanità ad individuare la causa analizzando le rocce di Monte Calvario che nel 2001 nella parte della cava venne impermeabilizzato con il cemento definitivamente. Nello stesso periodo venne attivata la procedura perché quel sito diventasse di interesse nazionale. E da allora in poi le amministrazioni comunali che si sono succedute, la provincia, la regione siciliana, lo Stato, hanno lavorato sinergicamente per chiudere definitivamente una parentesi che a Biancavilla è costata tante vite umane.
Oggi la cerimonia ufficiale che avvia la bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area dell'ex cava di Monte Calvario, che diventerà, come si diceva prima, parco urbano. Ma la procedura è stata molto lunga, ha investito diversi governi, ma tutti siamo stati determinati per arrivare a un risultato, consentire alla pubblica fruizione una vasta area che era minacciata dalla presenza di un minerale killer, e invece oggi quest'area a monte della città diventa un parco per le famiglie, per i bambini, per gli ospiti, per i turisti. Io credo che ci sia necessità di accendere i riflettori sul territorio in generale, sulle sue vulnerabilità, sulle sue fragilità. Sì, finalmente iniziano i lavori della bonifica permanente di questa area in cui è stata scoperta la presenza di un minerale killer, in cui è stata edificata la città e che ha causato tantissimo dolore, e anche diversi nostri concittadini sono deceduti. Adesso si passerà alla bonifica permanente. Dopo una serie di lavori abbastanza complessi avremo finalmente un parco. Infatti la bonifica permanente serve per la restituibilità a parco di quest'area, e quindi quest'area che è stata un'area fonte e sorgente di morte diventerà invece un'area di vita. E adesso la notizia che vediamo ci porta a San Giovanni la Punta, dove è avvenuto un episodio che si fa fatica anche a capire. Un cane molosso è stato trovato morto in via Minicucca, a San Giovanni la Punta appunto. Sembrerebbe che il cane sia stato legato e torturato, e non si riesce ancora a vedere chiaramente se è stato ucciso nello stesso posto dove è stato ritrovato. In particolare questa strada non è molto frequentata, per cui a chi ha commesso questa assurdità veniva anche facile portarla a compimento. Fortunatamente, si fa per dire, è passato da lì un animalista, il quale ha visto il povero animale, ha dato l'allarme, anche se ormai non c'era più niente da fare, assolutamente. E adesso un'altra realtà, che questa volta è anche una realtà di ordine economico, ci porta a Priolo. Parliamo del petrolchimico, vediamo. Rilancio e reindustrializzazione, parole che per decenni hanno accompagnato quelle che dovevano essere le sorti dell'area industriale di Termini Imerese, un tempo stabilimento Fiat, oggi ex Blutec. Il polo industriale alle spalle è una storia gloriosa che appartiene però esclusivamente al passato. Quello che rimane oggi è una gestione commissariale, una vertenza in corso nei confronti degli ex vertici del gruppo Blutec. Poi ci sono i circa 1000 lavoratori, tra diretti e indotto, che vivono di ammortizzatori sociali. Adesso, sul polo di Termini, c'è chi è interessato ad investire. I soggetti sono diversi, ha precisato il ministro per lo sviluppo economico Adolfo Urso, in visita da Cireale sabato scorso. Sarà aperta una procedura concorsuale. Sulla riconversione dell'area, ha chiarito il ministro, sceglieremo il progetto con le più solide garanzie di occupazione. Sono qui per annunciare che, visto che vi sono numerose intenzioni, progetti internazionali che riguardano l'area di Termini Imerese, è mia intenzione sollecitare i commissari ad aprire una procedura concorsuale in cui chiunque abbia un'idea, un progetto per realizzare lì un sito produttivo e valorizzare anche l'aspetto logistico così straordinario nel Mediterraneo di Termini Imerese, possa presentarlo nei termini che i commissari determineranno, e noi sceglieremo ovviamente il progetto quello più sostenibile che possa rilanciare il sito produttivo, il sito industriale e la sua unicità dal punto di vista logistico portuale. Da attenzionare non c'è solamente la riconversione di Termini, un'altra vicenda delicata che ha tenuto banco già dai primi giorni in cui si è insediato il governo Schifani, e quella inerente la raffineria di Priolo Gargallo. Le sorti del secondo petrolchimico più grande d'Italia sono in mano al governo nazionale, il quale due settimane fa, con un apposito decreto della Presidenza del Consiglio, ha dichiarato l'impianto di interesse strategico nazionale e quindi sottoposto alla normativa sul Golden Power, che assegna all'esecutivo il potere di veto sulla cessione. Sono in corso infatti le trattative per la vendita dello stabilimento ad un gruppo di Cipro.
Non è detto però che ciò avverrà. Il trasferimento dal gruppo russo Lukoil a quello cipriota Goi Energy non è visto bene dagli americani. Anche qui il ministro ha rassicurato sul fatto che verranno garantiti livelli produttivi e occupazione. C'è un acquirente che si è manifestato e ha presentato la procedura per le autorizzazioni che la legge prescrive e che io ho rafforzato in merito di Golden Power, cioè il potere che ha il governo di prescrivere nel caso di siti strategici nazionali come quello dell'Isaba di Priolo che cosa debba fare l'acquirente e quali caratteristiche e assicurazioni debba avere. Le procedure sono appena iniziate, si concluderanno come doveroso entro fine marzo. Io mi auguro che ovviamente chi ha manifestato l'intenzione di acquistare risponda a tutte le nostre richieste, dia tutte le garanzie necessarie anche per quanto riguarda, come dire, gli aspetti geopolitici che non sfuggono ad alcuno. Domani martedì di Carnevale, quando si parla di Carnevale da queste parti non si parla altro che di Acireale, del Carnevale più bello di Sicilia. E tantissime le presenze, pensate, sono stati staccati nella giornata di ieri circa 44.000 biglietti di persone che hanno voluto vedere i carri nel circuito. Vediamo i particolari. Incassi record nell'ultimo fine settimana del Carnevale storico di Acireale. Il 2023 potrebbe rappresentare il vero cambio di passo rispetto al passato. I biglietti staccati sabato sono stati 13.000, domenica 31.400, superando di gran lunga 23.000 paganti, il massimo raggiunto da quando è stato istituito l'accesso a pagamento nel circuito della manifestazione per i non residenti. Protagonisti i carri allegorici allestiti con grande bravura da maestri artigiani, i veri protagonisti dell'evento più importante e atteso in città, che ha richiamato la folla delle grandi occasioni anche grazie alle ottimali condizioni meteo che stanno caratterizzando questa edizione del Carnevale. Lo spettacolo dei carri in concorso, 6 in cartapesta, 5 infiorati, allestiti con cura nei dettagli tra luci, colori, colonne sonore che ne hanno scandite movimenti spettacolari durante l'esibizione, con apprezzamenti unanimi da parte del pubblico presente. Vere e proprie opere d'arte azionate da potenti sistemi idraulici, governati dai computer in grado di elevarsi per decine di metri e animare movenze di grande impatto visivo. Il Carnevale di Acireale si è ritagliato il ruolo di protagonista tra le manifestazioni carnascialesche d'Italia, è entrato di diritto nell'Olimpo delle prime tre su scala nazionale. Gli incassi di questa edizione lasciano ben sperare per il futuro, merito di chi ha avuto il coraggio dell'ingresso a pagamento, scelta impopolare, rimandata per anni. Gli ottimi introiti economici consentono alla Fondazione di ripianare i debiti e di programmare il futuro senza sofferenze di cassa. Il finanziamento di 1,5 milioni di euro per la riqualificazione della cittadella del Carnevale potrebbe essere la vera svolta, consentendo il rilancio della manifestazione che è arte, cultura, tradizione e attrattore turistico. È stata una settimana ricca di attività, ricca di iniziative, ricca di attività collaterale, ma logicamente si è conclusa con questo weekend, con le nostre esibizioni principe, cioè quella dei carri allegorici e delle macchine infiorate, che ha fatto registrare, diciamo, un grandissimo successo, un successo che è andato oltre le aspettative. Parliamo che nel weekend che si è appena concluso sono registrate circa 40.000 presenze in diversi momenti della giornata nel totale, e questo sicuramente è un fatto importante, perché ha registrato che, diciamo, abbiamo fatto tutta la squadra, tutto lo staff, tutti gli agenti pubblicitari, tutte le organizzazioni un ottimo lavoro, perché far venire così tante persone sicuramente è un dato rilevante. Logicamente è stato distribuito nell'arco della giornata, perché ricordo che le manifestazioni hanno avuto inizio già dalle 8.30 del mattino, perché già di mattina c'erano anche le sfilate dei carri allegorici. Domenica mattina c'è stata anche la gara podistica, anche questa ha fatto registrare un buon numero di presenze, una bella manifestazione, e allora nel complessivo effettivamente siamo veramente soddisfatti, il prodotto piace, il prodotto funziona, il Carnevale nostro è sempre ad altissimi livelli. Adesso parliamo di politica, lo facciamo dandovi l'appuntamento questa sera alle 21 nel contesto della trasmissione dell'intervista che è diretta da Filippo Romeo, e nella quale si parlerà con l'avvocato Giuseppe Giuffrida, che è il quarto candidato che si presenta per quanto riguarda la poltrona del primo cittadino a Catania. Capirete e conoscerete all'interno dell'intervista quali sono le motivazioni che spingono l'avvocato Giuffrida a presentarsi. Fra l'altro andrà in onda anche su Facebook, e domani alle 13.30 e alle 23 in replica nella nostra emittente. Ha partecipato anche il collega Dario De Luca di Meridione News.
Da qui ci spostiamo invece a Riposto, dove anche lì elezioni, un altro candidato, questa volta si tratta del neodeputato regionale Vasta. Vediamo. Si scaldano i motori a Riposto, comune del Catanese al voto per le amministrative del 28 e 29 maggio. Candidato a sindaco c'è anche il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Davide Vasta, con lo slogan Rilanciamo Riposto. Al momento sono tre così i concorrenti alla poltrona di primo cittadino. Si tratta di Sebastiano Bergancini per il centrosinistra, già consigliere comunale, Claudia Daita, avvocatessa con i progressisti, e adesso anche Vasta, che punta sia alle grandi opere ma soprattutto alle cose quotidiane fortemente trascurate, a suo dire, negli ultimi anni. Sposato il progetto che lo ha portato a Palazzo dei Normanni con Cateno De Luca al suo fianco, anche stamani, per lanciare programmi e confermare obiettivi sul territorio. E ci mancava la campagna elettorale, no scherzo, l'impegno preso con tutta la cittadinanza che mi ha dato grande soddisfazione per quella che è stata poi il nostro risultato elettorale per le regionali, è stato fin da subito, a prescindere da come andrà a finire questa campagna elettorale, appunto quella delle regionali, il mio impegno continuerà sul territorio e ovviamente non pensavamo a una candidatura a sindaco, ma comunque a un impegno in questa tornata elettorale. Oggi, con la possibilità di avere anche un contatto diretto appunto con la regione, quindi credo che la mia candidatura a sindaco, qualora la cittadinanza dovesse accettarla e quindi farmi diventare sindaco, sarà sicuramente quella marcia in più, cioè avremo la possibilità di dare quella marcia in più rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi. Bisogna partire dalla quotidianità, Riposto per i turisti che vivono nel nostro paese. Io ho un bed and breakfast, quindi sento direttamente quelle che sono le lamentele: città sporca, non ci sono servizi, non esistono proprio servizi pubblici, quindi anche l'informazione turistica purtroppo è carente. Punto interrogativo su Caragliano, visto che ancora comunque per il terzo mandato non c'è una legge ad hoc. Sì, tutti aspettano questo famoso terzo mandato e noi chiaramente andiamo avanti per la nostra strada. Veramente ormai le abbiamo accese, altro che riscaldare i motori. È un nostro obiettivo avere deputati impegnati sul territorio e a servizio del territorio. Chiamiamola anche una forma di volontariato, perché questo è un doppio incarico che anche da un punto di vista economico ovviamente non produce nulla, non so se a tua moglie gliel'ha detto, produce soltanto spese, perché se ti va bene, io ne sono una testimonianza vivente, ho nel mio ruolo di sindaco a malapena avuto 18 processi e 2 arresti e sono incensurato, perché stare sul territorio vuol dire camminare sempre sul filo del rasoio tra l'omissione e l'abuso, anche perché c'è un sistema normativo che da questo punto di vista, vi assicuro, non tutela i sindaci. E quindi abbiamo chiesto anche a Davide, considerato anche l'amore che ha per la politica e per la sua comunità, di prendere l'esempio del modello che prima Sicilia Vera e ora Sud Chiama Nord sta portando avanti. Politici non slegati dal territorio, anche perché io gli dico sempre scherzando, essendo il più anziano, siccome i muri di Palazzo d'Orleans e i muri di Palazzo dei Normanni possono ubriacare, stare sul territorio invece significa mantenere sempre i piedi a terra. E adesso un curioso incidente che ha fatto pensare che il furgone che vedete nelle immagini abbia fatto l'impennata tipo quella che si fa con i motori delle motociclette. Invece nella realtà questo furgone era trasportato da un altro carro attrezzi. Probabilmente, anzi certamente, l'autista del carro attrezzi non ha considerato minimamente l'altezza che si era creata con il trasporto del furgone. Il furgone è rimasto incastrato appunto con il muso all'insù e dando la sensazione, come vi dicevo, che ci fosse stata una impennata. Adesso parliamo dell'aeroporto di Comiso. Nei giorni scorsi ci siamo occupati della visita che il presidente Schifani aveva fatto, parlando dell'aeroporto di Catania, parlando anche dei porti e in particolare adesso dell'aeroporto di Comiso, che nelle intenzioni del presidente della regione potrebbe essere trasformato
in un importante centro cargo. Come sapete, la zona del Ragusano, la zona di Comiso e di Vittoria è molto importante per quanto riguarda l'agroalimentare. Quindi, avendo un punto di riferimento di un aeroporto che può diventare centro cargo, è molto importante anche da un punto di vista economico. E adesso andiamo a Catania, al Teatro Massimo, presentato quella che sarà l'opera che si terrà nei giorni prossimi, Le nozze di Figaro di Mozart. Vediamo. Un cast d'eccezione per Le nozze di Figaro, il nuovo allestimento del capolavoro mozartiano realizzato dal Teatro Massimo Bellini di Catania. 11 le recite, tutte già sold out, con un totale di circa 11.000 presenze previste. L'opera è in programma per 7 turni, dal 27 febbraio prossimo al 5 marzo. A questo si aggiungono le 4 rappresentazioni mattutine nella versione adattata per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in scena dal 28 febbraio al 3 marzo. Cast d'eccezione con la regia di Michele Mirabella e sul podio, tra gli altri, un direttore d'orchestra d'eccezione, qual è Beatrice Venezzi. Sì, io personalmente sono molto felice di tornare a Catania dopo l'esperienza che avevo avuto l'estate scorsa con i corpi stabili del Teatro Bellini. Questa è una produzione difficile, Nozze di Figaro sembra un'opera semplice, in realtà è un'opera estremamente complessa, è una macchina complicata da guidare, diciamo così, e quindi pone grandi sfide, sia in buca, quindi sia all'orchestra, sia ai cantanti in scena, e quindi siamo tutti molto, come dire, vogliosi anche di portare, di dare il massimo e di portarla in scena per il pubblico catanese e non solo, perché so che tante persone verranno anche da fuori Catania per vedere questa produzione. Personalmente sono felicissima appunto del risultato di questi 7 sold out, sono felice del risultato artistico anche che stiamo raggiungendo in questi giorni di prova, del cast, che è un cast di giovani professionisti di cui sicuramente sentiremo parlare anche nel futuro. Sono veramente felice della risposta, anche del tipo di rapporto che sono riuscita a instaurare con l'orchestra e con il coro del Bellini. Riusciamo non solo a proporre 11 recite sold out già con diversi giorni di anticipo, ma soprattutto perché storicamente il Teatro Massimo Bellini presenta questo progetto, ovvero portare i bambini, cioè studenti delle elementari e medie, del percorso di istruzione secondaria e primaria, al teatro. 4 recite dedicate a loro. La supervisione di Gino Astorina come voce recitante, che spiegherà, illustrerà e porterà ogni bambino nel favoloso mondo magico dell'opera, sarà una operazione che finora non era stata compiuta. E adesso una notizia dell'ultima ora, e non si finisce mai di raccomandare a quanti affrontano l'Etna di prestare massima attenzione, perché sembra facile fare gli escursionisti, poi nella realtà diventa difficile, particolarmente quando l'Etna è così innevata. 2 escursionisti, 52enni entrambi, residenti a Torino, sono stati salvati dall'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Catania, i quali hanno dovuto prelevare i 2 in un cannalone che porta alla Valle del Bove, grazie al vericello, come vedete nelle immagini. E ancora una volta raccomandiamo attenzione e cautela. E adesso il calcio, il Napoli come il Catania, il Catania come Napoli, ovvero sia procede la corsa trionfante del Catania per agguantare quella che è la serie superiore. Vediamo Francesco La Rosa. Il Catania sbanca anche Locri, superando con 2 gol per tempo la seconda in classifica e portando adesso a 17 punti il vantaggio in classifica sui calabresi. Partenza sprint dei rossazzurri già in vantaggio dopo appena 6 minuti, quando Chiarella da centro aria spedisce imparabilmente nell'angolino. La reazione dei padroni di casa è piuttosto blanda, con Petersen operoso per l'arco dei 90 minuti. Il raddoppio arriva alla mezz'ora. De Luca prima si fa anticipare dalla portiera in uscita, poi abile a girare da centro aria il perfetto asse di Lodi. Nella ripresa i cambi effettuati da Ferraro
conferiscono ulteriore verve alla Catania. Il Locri resta anche in 10 uomini per l'ingenuità di Mbaye, che si becca il cartellino rosso dopo una vistosa gomitata in faccia a Rapisarda. Partita ulteriormente in discesa, con il terzo gol che arriva per opera di Sarao, abile a tramutare in rete un perfetto cross dalla bandierina di Lodi, emulato poco più tardi da Rapisarda, che devia di testa in gol, l'assist questa volta proveniente dal piede di Sarno. Nel finale gli etnei sprecano qualche altra buona occasione, mentre il Locri tira il remi in bar, incassando una sconfitta che pone fine agli eventuali sogni di gloria dei calabresi. Un 4-0 che non ammette repliche e che consente alla formazione etnea di accorciare ulteriormente la strada verso la promozione. Domenica prossima, derby alla Massimino contro il Paternò. Bene, adesso la pubblicità, ci vediamo subito dopo. Bene, gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento. Come nostra consuetudine, vediamo quali saranno le condizioni meteo della giornata di domani. Come potete vedere voi stessi, la giornata di domani sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'alta pressione sulla nostra isola, con tempo molto bello e solativo. Qualche possibile annuvolamento invece nell'Agrigentino e nel Trapanese. I mari sono calmi. Le temperature sono temperature un po' nella media stagionale, raggiungono la punta minima un grado come sempre ad Enna, mentre le punte massime sono a Palermo, a Messina e a Catania e Siracusa. La punta più alta però la si raggiunge a Siracusa con 19 gradi. Bene, è tutto per questa sera. Come sempre, grazie di essere stati assieme a noi. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo sui social. Non mi resta che augurarvi una buona serata.